Questa sera vi farò vedere una rivisitazione di una ricetta molto tradizionale che era la focaccia alla napoletana, quella con le acciughe, pinoli, capperi, uvetta passa e scarola. Io oggi la riporterò sulla pasta. Quindi, ecco qui, di base la scarola, andrò semplicemente a tritare un pochettino. Vai Marco, vieni qui per favore. Marco comincerà a trasolare la scarola e userò io invece lo sgombro al posto dei pinoli. Andrò appunto a prendere il filetto dello sgombro, che può anche essere messo con la pelle perché si mangia. Io in questo caso lo tolgo e lo farò a pezzetti. L'ho prima sfilettato, adesso l'ho fatto a bocconcini. Vieni Marco per favore. Adesso andrò a rosolarlo, grazie, insieme. Già ho messo in padella, ho fatto un soffritto con aglio e olio, ho tolto l'aglio, dopodiché ho rosolato la scarola e dopo andrò a mettere appunto lo sgombro. Vediamo un po' di vino bianco, ma qual è, per favore. Adesso andrò appunto ad aggiungere le olive e i capperi, un pizzico di peperoncino, sale per favore Marcolino, anche un pizzichetto di sale leggero perché dopo andremo a mettere appunto le alici. Allunghiamo con un po' di brodo di pesce, fumetto di pesce, la pasta è pronta. Questa sera sto usando degli spaghetti de cecco, francesi. Questo è il momento decisivo, la manteca della pasta. Ad aggiungere un goccetto di olio aromatizzato all'aglio. Aggiungerò l'ultimo goccio di fumetto di pesce. Ecco, diciamo che l'amido è fuoriuscito, la pasta è ben legata. E adesso procederò con l'impiattamento. Appunto, vi dicevo, siccome vanno le acciughe, io ho usato delle alici che ho essiccato all'essiccatore, però a casa potete farlo con il microonde a 550 watt o al forno al minimo della potenza, standoci dietro, che si spezzino. Adesso procederò ad impiattare. Mi dai un cucchiaio per favore? Ok, questa pasta la lascio e andrò a mettere appunto il condimento. Grazie Marco. Dopodiché appunto andrò a chiudere con la polvere di alici essiccate. Per questo ho messo poco sale, per evitare che la pasta sia troppo salata. Vedete? Andrò a guarnire con un po' di prezzemolo e il gioco è fatto. Spaghetti con bocconcini di sgombro, scarola, olive, capperi e alici disidratate. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Tradizione e innovazione, lo chef Davide vi augura buona serata.